Più di 600 anni fa, Enrico Scrovegni da Padova affidò a Giotto l'incarico di affrescare una cappella dedicata alla Madonna. E Giotto fervidamente credette che il miglior omaggio da farsi alla madre fosse quello di illustrare la nascita, la passione e la morte del figlio Gesù. Nel paese c'erano dei pastori che passavano la notte all'aperto per meglio custodire il loro gregge. E un angelo apparve loro circondato di viva luce ed essi ebbero paura. Ma l'angelo disse: non temete, vi porto una grande notizia che riempirà di allegrezza tutti i popoli della terra. Oggi è nato il Salvatore. Erode, che aveva sentito parlare della nascita di un nuovo re, pensò di cercare il bambino per farlo morire. L'angelo apparve a Giuseppe in sogno e gli disse: prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Giuseppe li caricò su una cavalcatura e ubbidì. Ecco, o Gerusalemme, il tuo re ritorna a te, mansueto, sul dorso d'un asino. Tempio di Dio, vi trovò i mercanti e, presa la frusta, li scacciò dicendo: questa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Venuto il giorno degli asimi, Gesù volle fare la Pasqua coi 12 discepoli e si sedette a mensa con loro. Disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. La sua mano è qui vicina alla mia, sulla tavola. E rivolto al traditore disse: ciò che vuoi fare, fallo presto.
Giuda uscì subito ed era notte. E Satana entrò in lui, corse dai sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi se io vi consegno Gesù?» E convennero per 30 monete d'argento il prezzo del tradimento. Bacio, tu mi tradisci. Siete venuti a prendermi con spade e bastoni come se fossi un ladro. Eppure vivevo ogni giorno in mezzo a voi, inerme. Ma questa è la vostra ora e il potere è delle tenebre. E verso l'ora nona Gesù gridò: «Eli, Eli lamma sabachthani, mio Dio, perché mi hai abbandonato?» Era l'ora nona e il luogo era chiamato Golgota.